Tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi parlo delle mie ultime letture che, come potete vedere dal titolo del video, saranno saggi di critica letteraria inerenti l'opera letteraria di Dostoevskij. Per cui avviso già, se avete aperto questo video, se non avete letto i quattro grossi romanzi di cui questi saggi si occupano basilarmente e non volete spoiler, probabilmente questo video non fa per voi, dovrete ritornarci successivamente, perché purtroppo per parlare di questi saggi do per scontato che si siano letti i romanzi, e lo danno per scontato anche coloro che appunto hanno scritto questi testi. E quindi niente, ci vediamo al prossimo video. Invece per chi rimane, per chi è interessato, ho visto su Instagram, grandi appassionate e appassionati come me che aspettavano questo video. Bene, questi testi di cui vado a parlarvi approfondiscono quelli che sono i quattro grandi romanzi di Dostoevskij da un punto di vista contenutistico e di forma. Ho deciso di leggerli, quindi di darmi a queste letture molto leggere, perché mi sono resa conto che io dei romanzi di Dostoevskij non ho capito niente. Benché io li adori, benché io adori il suo stile di scrittura e tutto ciò di cui lui parla, farei qualsiasi cosa per incontrarlo, per tornare indietro nel tempo, per poterlo conoscere, cioè sono pazza per i suoi romanzi, davvero ciò che i suoi romanzi volevano dire è qui e io sono qui, cioè non c'è stata cosa più chiara dopo aver letto questi saggi del fatto che io non avessi capito niente e che tutto quello che io ho capito dei suoi romanzi, che mi è arrivato leggendo, non è altro che la mia percezione. Cioè, sapete che quando leggete un romanzo non è detto che il messaggio dello scrittore poi vi arrivi direttamente, magari lo scrittore voleva dire qualcosa, a voi arriva un'altra cosa, questo è il bello della lettura, e il bello è anche che magari a me arriva una cosa, ti arriva un'altra, all'altra persona un'altra ancora, magari a qualcuno i libri non piacciono, ad altri piacciono, e questa è la motivazione per cui la letteratura è così bella, perché ci suscita emozioni e sensazioni diverse. Ma al di là della percezione, delle sensazioni e della passione, che per quanto riguarda lui per me è illimitata, a livello proprio contenutistico e fattuale ci sono un sacco di cose che purtroppo noi non possiamo capire di questi romanzi, e questo vale secondo me per molta letteratura straniera, perché a livello storico parliamo di un'epoca che non abbiamo chiaramente vissuto, ma soprattutto a livello geografico parliamo di luoghi che non abbiamo conosciuto con la nostra pelle. Allora, se per esempio pensiamo alla Divina Commedia, alla Commedia di Dante, benché non siamo nati nell'epoca in cui Dante è vissuto, noi tramite i nostri studi, ma anche tramite una consapevolezza sociale di quello che rappresenta questo testo per noi in Italia, possiamo capire quest'opera, possiamo leggerla tutt'oggi, e anche se non approfondiamo filologicamente il testo, ci arriva molto chiaramente quello che era il significato di quest'opera. Viceversa, leggendo le opere di Dostoevskij, per esempio, ma dico lui come potrei dire qualsiasi altro scrittore di qualsiasi altro luogo, insomma, del mondo, che non sia l'Italia, abbiamo proprio una mancanza totale di informazioni che ci impediscono di comprendere quelle che erano le motivazioni dello scrittore quando questo si è messo a scrivere le opere. E quindi mi sono un po' depressa leggendo questi testi. Cioè, sinceramente, non consiglierei, perché volendo si può, però non consiglierei se non volete un po' rovinare la magia che c'è dietro i suoi romanzi, perché ad essere sincere, cioè questi testi hanno un po' smontato quello che io credevo essere i romanzi di Dostoevskij, o meglio, più che altro hanno ridimensionato la mia idea nei confronti di questi romanzi, specialmente dei Fratelli Karamazov, che è, come vi ho detto, il mio preferito, e adesso guardo con occhi molto diversi. Quindi mi domando, quanto è giusto che una persona di cultura media, una persona comune, quindi una persona che non fa delle ricerche in campo letterario, quanto è giusto che legga questi saggi di critica letteraria? Cosa veramente può capirne? Cioè, cosa gli può dare veramente, se poi alla fine smonta quella che è l'idea dei romanzi che ha letto, come nel mio caso? E soprattutto, questi critici letterari che hanno scritto questi romanzi, a chi si stanno rivolgendo? Questa domanda mi ha un po' infastidito, perché, ve lo confesso, tutti e tre sono scritti da persone diverse, hanno un carattere così elitario e snob, talvolta anche contorto nel modo di raccontare le cose, di spiegare quelle che sono le loro interpretazioni dei romanzi, che un po' mi ha infastidito, nel senso che
non si sta parlando di una cosa scientifica, si sta parlando di romanzi. E cosa hanno fatto i critici letterari? Di fatto, hanno preso i romanzi, li hanno letti in lingua originale, e ok. Hanno preso anche il diario dello scrittore di Dostoevskij, che era il diario in cui lui annotava tutto, e le lettere, cioè le lettere che lui scriveva al fratello, piuttosto che all'editore, piuttosto che ai critici letterari, in risposta a critiche, in risposta a domande. Cioè, hanno utilizzato ciò che lui ha scritto al di là dei romanzi, quelle cose più private, per interpretare i romanzi. Ma anche così, cioè anche con questo... questo espediente di critica, che è quello che poi effettivamente fanno tutti i critici letterari, che devono analizzare uno scrittore che è morto, che non esiste più, ho notato che c'è sempre questa tendenza da parte del critico, ogni volta, di dare una propria interpretazione che è un po' forzata. Allora, questa cosa mi ha un po' infastidito, perché l'ho percepita in alcuni saggi di critica e in altri meno. Cioè, mi è sembrato evidente a volte una forzatura. Ed è tanto vera questa cosa, quindi non è solo un'impressione, dal momento che molti critici letterari, apparentemente, che si sono occupati della materia letteraria di Dostoevskij, sono in contrasto tra di loro. Ora, le lettere di Dostoevskij, quelle sono, il diario, quello è, cioè, se due o più critici sono andati in contrasto tra di loro nell'interpretazione, è evidente che anche l'interpretazione non è che poi possa essere del tutto oggettiva. È interessantissima da scoprire, da leggere, certamente, però a differenza di un'interpretazione scientifica su un fatto scientifico, lascia dei punti interrogativi che sinceramente non mi hanno soddisfatto molto, ecco. Comunque, ora vi spiego. Bene, il primo saggio di critica di cui vi voglio parlare, ma soprattutto per liquidarlo, quindi per dedicargli il meno tempo possibile, perché, come potete intuire dal mio tono, non mi è piaciuto, è Dostoevskij's Quest for Form, quindi è praticamente un saggio di critica estetica. Non si va a parlare tanto del contenuto delle opere, quanto proprio della forma estetica, va bene? E io pensavo che per una persona come me ama scrivere potesse essere anche interessante, ma non parla assolutamente di quello che si potrebbe immaginare. A scriverlo è chiaramente uno studioso di letteratura russa che studia a Yale, se non erro, sì, Yale, ed è Robert Louis Jackson. E il saggio è completamente scritto da lui, a differenza degli altri che sono una raccolta di saggi di varie persone. E già questo è tutto dire, cioè un intero saggio di interpretazione sulla forma estetica dei romanzi di Dostoevskij scritto da lui. Ora, lungi da me dire che ci sono tantissime cose interessanti in questo testo, perché fa riferimento alle lettere, fa riferimento al rapporto con i critici letterari, che per Dostoevskij fu un rapporto molto tormentato, perché riceveva molte critiche per le sue opere. Cioè, adesso noi lo vediamo come un grande, ma nel momento della sua carriera molti erano i problemi con critici e con editori, soprattutto perché lui non era una persona che, benché scrivesse per soldi, cioè aveva bisogno di soldi, perché era una persona che aveva anche dei parecchi vizi, il gioco, insomma, aveva parecchi problemi. Nei fatti lui non amava scrivere per soldi, voleva scrivere per ispirazione, e non aveva sempre l'ispirazione, quindi era una persona sempre perennemente in crisi. E chiaramente gli editori gli facevano il culo, praticamente, lo trattavano malissimo, era un rapporto difficile. E tutto il testo si basa su un assioma, cioè che Dostoevskij non volesse scrivere per creare cambiamenti o aspettative di tipo sociale, ma che scrivesse per amore dell'arte, per amore della bellezza. Famosa è la frase sua, no? Che dice: la bellezza salverà il mondo. Viene però qui specificato di che tipo di bellezza si parla di bellezza platonica, praticamente di bellezza cristiana, bellezza classica. Quindi quando lui dice, quando trovate qualcuno che vi cita la frase "la bellezza salverà il mondo", occhio a quello che sta dicendo, perché non sta parlando di bellezza nel senso nostro odierno, ma sta parlando di Cristo. Ecco, già questa, scoprire questa cosa mi ha un po'... forse era meglio non leggevo questo testo. Vabbè, comunque me l'aspettavo questo tipo di riflessione da parte sua. Alla fine so quali erano le sue ideologie, adesso lo so. E in linea di massima il saggio si sofferma sulle critiche ricevute appunto da altri critici letterari, tra cui il primo e il più grave fu quello di Belinsky, il quale inizialmente lesse la sua prima opera, Povera gente, Poor Folk, e la trovò fantastica, perché pensava che Dostoevskij sarebbe diventato un grande scrittore che parlava di tematiche sociali, no? Ma sociali di tipo alla Zola,
tipo verismo, no? Del stile del verismo, ma in realtà Dostoevsky da quel romanzo in poi prese una piega completamente diversa e tutto il suo stile letterario è improntato alla ricerca del torbido, dell'oscuro, del mistero nell'uomo. Cioè, non, benché lui parli di tematiche sociali, nei fatti quello che lui va a indagare è la mente umana, e tutti i suoi personaggi, lo sapete, non sono persone che stanno bene, cioè non sono persone felici, sono persone complicate, tormentate, criminali, o persone che comunque hanno dei problemi gravi, cioè non parliamo di un qualcosa che può rispecchiare la realtà. E in questo, appunto, la critica che gli è stata mossa più spesso è che quelli che lui descriveva non erano dei tipi esistenti, dei tipi sociali che qualche lettore potesse riconoscere nella realtà. Mentre invece Dostoevsky spiegava che questo sarebbe stato il nostro futuro, cioè che i personaggi di cui lui parlava in futuro sarebbero stati la norma. E accidenti se non sbagliava, perché effettivamente si apre praticamente poco dopo la sua morte, con l'epoca del decadentismo, con le guerre, con la psicanalisi, una panoramica sociale, ma anche letteraria, completamente diversa. Quindi quelli che erano i suoi personaggi nell'Ottocento, che probabilmente non erano ben compresi, nel Novecento sarebbero stati la norma, no? Ed è per questo che poi lui è stato anche molto apprezzato e ripreso dal punto di vista letterario anche da altri scrittori. Il primo che mi viene in mente, uno a caso, così è D'Annunzio, che lo adorava. E lo, come dire, copiò, tra virgolette, in alcune delle sue opere. Quindi niente, a me non è piaciuto di questo testo le forzature che il critico ha voluto utilizzare nella sua interpretazione, perché di fatto ce ne sono di forzature, e soprattutto il tono con cui si esprime è così aulico e snob che io mi chiedo davvero questo testo chi si è riferito, cioè può essere letto soltanto da altri accademici, cioè da altre persone che hanno studiato la materia, cioè quante ce ne saranno al mondo di queste persone. Quindi probabilmente il difetto di questo testo è che io non sono il giusto lettore e non ho trovato, ecco, le risposte che stavo cercando. Mi interessava più qualcosa che potesse stimolarmi dal punto di vista della scrittura, ma non c'è niente di tutto questo, quindi vabbè, non mi è piaciuto. Gli altri due saggi di critica invece li consiglierei, mi sono piaciuti, mi hanno aperto la porta di molte cose che non la porta a molte informazioni che non conoscevo, che adesso insomma vi racconto brevemente, e secondo me sono, come dire, scritti per un pubblico normale, cioè non siamo tutti vogliosi di stare lì a perdere il tempo su libri di critica pesanti scritti in maniera ampollosa, cioè noi vogliamo conoscere qualcosa in più delle opere che ci piacciono, andiamo a leggere dei testi che siano chiari, cioè proprio perché sei una persona che ha molto studiato, sei un accademico che ha molto studiato, che ha molto conosciuto, che ha molto approfondito, tenta di rendere leggibili al resto del mondo le opere, altrimenti poi questi libri restano effettivamente letti soltanto dai pochi che se ne occupano. Ecco, in questo caso ci sono due testi, uno è di W.J. Lederbarrow, che è, appunto, questi che vi sto per citare sono tutti professori di letteratura russa in varie università inglesi o americane, ed è A Critical Companion su The Devils, quindi sui demoni. E l'altro invece fa parte della critica letteraria di Harold Bloom, che è un professore a Yale, è famosissimo Harold Bloom, a me mi viene sempre Orlando Bloom, non lo so, ogni volta che lo cito, però vabbè, è molto famoso perché ha fatto proprio questa collana di cui questo testo fa parte, di critica praticamente su tutti i più grandi scrittori dell'umanità. E tra l'altro Harold Bloom è ancora vivo, quindi lavora ancora, studia ancora. E questa invece è appunto un'interpretazione critica dei Fratelli Karamazov. Non è l'unico testo sui Fratelli Karamazov che so parlare di interpretazioni, però è quello che al momento sono riuscita a trovare. Ho visto che ce n'è un altro che è più famoso di questo, e quindi cercherò di recuperarlo. Non l'avevo visto in biblioteca, quindi magari qualcun altro l'aveva preso. Comunque, il più bello secondo me è questo, quello sui demoni, perché ha reso molto chiara quelle che sono le cose da sapere su questo romanzo, che, come dice lo stesso Lederbarrow, il meno famoso dei quattro. Quando parlo di quattro dico appunto Karamazov, L'Idiota, Delitto e Castigo e I Demoni. I Demoni è stato quello che ha avuto una ricezione più bassa rispetto agli altri. Infatti il più noto, quando si parla di Dostoevsky, è sicuramente Delitto e Castigo.
perché la vicenda che narra è molto, è stata ben compresa e chiarita dal pubblico occidentale, di questo che stiamo parlando, della differenza tra pubblico russo e pubblico occidentale. Mentre invece I Demoni parla di una storia che è così legata a un evento accaduto quando appunto Dostoevskij era vivo in Russia, che per chi non conosce questo evento il romanzo può apparire un po' strano. Infatti io mi ricordo che la prima volta che l'ho letto, molti anni fa, quando, nel momento in cui sai di febbre, in cui recuperi tutto in maniera cieca e non capisci più niente, io iniziai a leggere e non capii una cippa, proprio non capivo niente. Mentre I Fratelli Karamazov era stato un botto per me, era stato fantastico, I Demoni ce lo lasciai a metà perché non avevo proprio capito di cosa parlasse ed era molto ostico e mi dissi, ok, lo metto qui, ci riproverò più in là. Poi dopo aver già appunto approfondito la storia, la letteratura, nozioni politiche, insomma, ho capito di che cosa volesse parlare questo testo, ma non sapevo che si ispirava a una storia vera. La storia vera in questione è un fatto di cronaca che lasciò molto colpito Dostoevskij. Ora farò probabilmente una serie di nomi di persone della sua epoca, che sbaglierò le pronunce, vabbè, si sa. Dunque, apparentemente c'era questa congrega di studenti a Mosca, o a San Pietroburgo, no, a San Pietroburgo, che stava complottando contro il regime zarista. E presi dagli ideali dell'Occidente, quindi chilismo, l'ateismo, e una generica ribellione, insomma, allo stato precostituito delle cose in Russia, questi complottavano e minacciavano azioni terroristiche. Il capo di questo gruppo terroristico si chiamava Nechaev, appunto non so se si legga così, ma vabbè, Nechaev, il quale, intuendo che uno degli studenti che partecipava a questa combriccola lo avrebbe tradito, oppure intuendo che ci sarebbe stata da parte sua una fuga di notizie che li avrebbe messi nei guai, questo studente si chiamava Ivanov, assieme a un gruppo di persone lo presero e lo pestarono di mazzate in una specie di zona, in un giardino dell'università, insomma, la trovate spiegata questa cosa comunque su Wikipedia, perché è un fatto vero, e lo ammazzarono. Lo buttarono tipo in un lago sotto la neve, faceva molto freddo, nevicava in quei giorni, il corpo venne recuperato tempo dopo, mi sa forse 5 giorni dopo, e partì poi la caccia, insomma, a Nechaev, che poi fuggì, andò in Svizzera, fu tradito da un'altra persona e fu definitivamente messo in galera. Sempre in Russia. Quindi da questo fatto di cronaca Dostoevskij ricostruisce la storia dei demoni cambiando i nomi dei personaggi e di fatto prendendo la forma schematica di questa storia di cronaca e inserendo nei personaggi quello che è invece il suo studio dell'umanità torbida, dell'umanità perversa. E quindi in una lettera famosissima in cui lui parla dei demoni, appunto una lettera che si cita in questo testo, spiega che lui non aveva intenzione di riproporre l'evento di cronaca perché voleva parlare dell'evento di cronaca, ma che l'evento di cronaca gli aveva suscitato la volontà di scrivere un romanzo su quelle tematiche, che lui si dissociava da questi personaggi, nel senso che non li conosceva, non ci aveva mai parlato, cioè sapeva semplicemente quello che sapevano tutti leggendo i giornali. Ma nella fattispecie lui avrebbe preso ispirazione per quello, per narrare una materia totalmente nuova. Quindi già sapere che questa storia nasce da un fatto preciso è importante, cioè illumina la comprensione di questo testo di una consapevolezza che precedentemente non avevo. Benissimo. Poi gli altri saggi di critica che sono scritti da altre persone, quindi Lederbarrow è quello che ha curato il testo, illuminano sui personaggi. I personaggi dei demoni sono tantissimi, ma i principali sono pochi. E abbiamo appunto Verchovensky, che è uno dei due protagonisti cattivi, tra virgolette, gli anarchici, diciamo, quindi per Dostoevskij cattivi, che fa riferimento alla figura di Nechaev. E l'altro è Shatov, l'ateo, che fa riferimento alla figura di Ivanov, quindi lo studente che viene ammazzato. In più, lui... Dostoevskij aggiunge a questi personaggi, quindi che fanno riferimento alla cronaca, un personaggio molto importante, che è uno dei più torbidi e atroci della sua carrellata di personaggi, che è Stavrogin, che è il vuoto cosmico, il nulla, è l'oscurità, è proprio uno dei personaggi più dark che io abbia mai incontrato nella storia della letteratura, non solo russa, personaggio che non si racconta mai psicologicamente, viene sempre raccontato dagli altri, proprio perché è impenetrabile.
E attorno a questo personaggio Dostoevsky ha costruito praticamente tutta una buona parte della trama di questo romanzo. Ecco, qui cerco sempre di spoilerare il meno possibile, se l'avete letto sapete di chi sto parlando. La cosa interessante di questo Stavro, che rivela uno dei saggi di critica letteraria, è che all'epoca della pubblicazione del volume dei Demoni, dopo la pubblicazione dal giornale, un editore decise di tagliare un pezzo fondamentale di questa opera, cioè di eliminare la parte finale dove Stavro, prima di suicidarsi, fa una confessione su un atto terrificante che lui ha commesso. E Dostoevsky si arrabbia moltissimo per questa cosa, perché per lui quella parte finale era assolutamente da mantenersi, non era da censurare, benché evidentemente per i canoni dell'epoca fosse eccessiva. E io ho scoperto che effettivamente il testo che ho letto io di Oscar Mondadori aveva quella parte, perché mentre appunto leggevo di questa assenza nei testi dell'epoca passata, mi sono resa conto che io invece questa parte l'avevo letta, quindi attualmente leggiamo la parte integrale, che era quella come lui la sognava, l'aveva scritta e la desiderava. Un altro elemento interessante che emerge da questo testo è il narratore. Il narratore nei Demoni è onnisciente, parla in prima persona ed ha un nome, una professione ed anche una specie di semi-ruolo all'interno della storia. Un ruolo naturalmente non fa parte degli anarchici, è un ruolo più di narratore, tipo il prezzemolino che c'è in tutte le situazioni e che racconta i fatti. Ma c'è un saggio di critica letteraria che mette in luce come questo narratore abbia dei problemi, nel senso che da un lato conosce i protagonisti e quindi racconta la storia dicendo io ero lì, io ho visto queste cose, io ho saputo, ho sentito di queste cose. D'altro canto però sa troppo, nel senso che un narratore costruito realmente per essere un personaggio vero e non una semplice voce, una voce esterna, certe cose non le può sapere, perché può essere stato lì durante determinate situazioni quanto vuoi, ma non può stare nella mente dei personaggi, e quindi la critica si scervella sul cercare di capire perché Dostoevsky abbia deciso di fare un personaggio simile che sembra fare acqua, comunque sembra avere dei difetti, e quindi, ed è qui che arriviamo al punto che vi dicevo all'inizio, cioè che i critici letterari secondo me un po' forzano le interpretazioni. Dice che secondo loro Dostoevsky a un certo punto è lui a parlare per bocca di questo personaggio e quindi si è dimenticato, volontariamente voleva sfruttare il personaggio per dire la sua o al contempo essere personaggio. Insomma, è una cosa complicatissima, ma a me nessuno mi toglie, leggendo appunto i Demoni, e mi sono accorta di questa cosa in passato, che ci fossero molte incongruenze, e non ci vuole un occhio esperto per vedere nei romanzi di Dostoevsky molte incongruenze di trama, di resoconti, pezzi che non collimano fra di loro, e secondo me non c'è una vera e propria volontà in questa cosa, è stato il processo creativo e letterario che è stato un po' frantumato per quanto riguarda lui, che è una delle critiche che poi gli è stata mossa, ma che poco toglie alla bellezza dei suoi testi. Chiude questo testo la lettera di Dostoevsky ai Romanov. Cioè, mi sono rimasta scioccata quando ho visto proprio quello che lui ha scritto ai Romanov nel momento in cui voleva presentargli l'opera, quindi la lettera di accompagnamento all'opera, per dire: ah, sono onorato di potervi inviare la vostra opera, di potervi inviare la mia opera, spero che mi farete l'onore di leggere, insomma, immaginate cosa può avergli scritto. E il totale, diciamo, zerbinismo che Dostoevsky aveva nei confronti dello zar, al quale non fa altro che dire: questo testo serve per rivalutare la Russia dinanzi all'Europa, perché l'Europa fa schifo, l'Europa, tra virgolette, l'Europa dell'epoca era diversa da quella di adesso, però si lancia in una critica alla società occidentale, specialmente alla Francia, una critica proprio pesantissima alla loro decadenza di valori, di morale, e appunto in contrasto a questo spiega lo zar come invece la sua opera, I Demoni, sia proprio una volontà da parte sua di sottolineare come le nuove generazioni russe che prendono ispirazione da questi modelli provenienti dall'Occidente, poi combinino casini, creano caos, anarchia, come si ribellino, come escano fuori per dei criminali, no? Perché appunto, come vi ho detto, I Demoni parla di questo assassinio. Quindi è tutta una... I Demoni si configura proprio come una critica alla società occidentale che getta addosso alla grande Russia tutti, diciamo, i semi del male, che va bene, poi vengono appunto vanno appunto a rovinare quelle che sono le generazioni successive anche in Russia. E quindi, diciamo, questa lettura mi ha
molto sciocca, mi ha scioccato sapere che questo era il vero senso dell'opera, perché io ci avevo visto un qualcosa di un po' più sublime, ma vabbè, ve l'avevo detto all'inizio, insomma, che questi saggi letterari erano abbastanza, tolgono la magia. Il terzo, questo, che vi ho detto, di Harold Bloom, è molto interessante, ma ho notato una deriva religiosa abbastanza spessa, cioè i critici letterari ci tengono molto a specificare che Dostoevsky era, aveva appunto una visione del mondo improntata alla verità del Cristo, e quindi che di fatto I fratelli Karamazov è una storia che parla di religione, il che è sicuramente vero, ma la cosa scioccante per me, ancora io non ci credo, è sapere da questo romanzo, da questa critica letteraria, da Bloom in persona, che per Dostoevsky il personaggio di Ivan è il personaggio odiato, cioè che Dostoevsky odiava Ivan e che ha fatto in modo di costruire la sua vita, il suo percorso all'interno del romanzo, proprio per dimostrare quanto odiasse lui e i valori che rappresentava, che ancora una volta erano i valori della società occidentale, perché Ivan, se avete letto il romanzo sapete, è russo, però è andato a vivere all'estero, ha scritto anche un pamphlet molto critico sulla religione, e poi è tornato in Russia, quindi chiaramente non riconoscendosi nella realtà in cui vive e allo stesso tempo venendo bello sdegnato sia dal padre che da altri personaggi. E quindi di fatto io quando ho letto questo romanzo per la prima volta io ero convintissima che Ivan fosse il personaggio preferito di Dostoevsky e che addirittura Dostoevsky parlasse per bocca di Ivan. Niente di più falso, no? E scoprire questa cosa mi ha scioccato, perché io proprio lo adoro come personaggio, quindi lo vedo come un personaggio così credibile che mi sembra assurdo che Dostoevsky lo odiasse, eppure i critici dicono che è così. Benché ci sia un critico, di cui adesso non mi sovviene il nome, forse Hoffman, che aveva avuto la mia stessa percezione ed è stato poi brutalmente, come dire, blastato dagli altri critici che gli hanno detto guarda, non hai capito, accidenti. Vabbè, comunque, quindi questi saggi di critica si basano molto sull'analisi della percezione religiosa di Dostoevsky in rapporto appunto anche alla sua vita. Quindi chiaramente si parlerà di Zosima, c'è cioè proprio un saggio tutto dedicato a lui, il prete che cui Alexei è molto legato e che è ispirazione letteraria di figure religiose che Dostoevsky ha veramente conosciuto. Si parla del padre, Fedor, che viene visto come una specie di capobranco castrante, perché non consente nei fatti a nessuno dei suoi figli di esprimere veramente la sua personalità, e vabbè, fin qui ci arrivavamo, insomma, anche senza bisogno della critica. C'è anche un'interpretazione da un punto di vista freudiano, ci sono vari riferimenti a un'opera di Freud che si riferisce ai testi di Dostoevsky. Chiaramente il personaggio è anche molto visto, sempre molto negativamente, anche in riferimento a un evento della vita di Dostoevsky di cui non sapevo, e cioè che il padre di Dostoevsky è stato ammazzato da un servo, cioè è la stessa identica storia del romanzo. Quindi la critica tende a configurare questa come una simbologia molto profonda insomma, il personaggio, cioè se nel riproporre l'evento accaduto nella tua vita reale rendi il protagonista, che è il padre cattivo, il padre padrone, vittima della stessa cosa che è accaduta a tuo padre. Altro saggio di critica bellissimo è quello su Ivan e il diavolo, che è quello che mi è piaciuto di più ovviamente, in cui si chiarisce che il diavolo che Ivan incontra in quel momento di allucinazione mentre il fratello è in tribunale non è il diavolo contrapposto al Cristo, no? Quindi non ha una valenza assoluta, ma è bensì, va letto come la parte di Ivan che Ivan vuole razionalizzare, allontanare, cioè la parte selvaggia. Perché? Secondo Dostoevsky, ed è qui che mi è caduto tutto quello che sapevo di questo testo, secondo Dostoevsky Ivan si convince di essere ateo, ma non lo è. Cioè il suo continuo ragionare e cercare di dimostrare la non esistenza di Dio, no? Dio non esiste, tutto è permesso, eccetera, eccetera, è in realtà un laborioso processo mentale che dimostra che lui tenta di allontanare questa sua visione del divino, che in realtà lui ammette, perché non l'allontaneresti, non ci staresti a ragionare tanto se tu fossi davvero convinto della non esistenza di Dio. Quindi quando il diavolo gli appare, il diavolo non è il bafometto, ma è la parte interiore di lui, quella grezza, quella passionale, quella che lui appunto tenta di allontanare, perché è un uomo molto logico, molto razionale,
è quella che alla fine lui è costretto ad ammettere di dover considerare, è costretto ad ammetterne l'esistenza e di conseguenza, ammettendo l'esistenza del proprio irrazionale, è costretto ad ammettere l'esistenza del divino. E infatti, e qui non avevo pensato a questo, Ivan alla fine impazzisce completamente, va bene, da di matto diventa pazzo, quindi ecco in cosa i critici letterari vedono il fatto che Dostoevsky lo detestasse e volesse dargli una specie di punizione per quella che era il suo percorso di vita. Mentre invece appunto, i critici letterari convengono quasi tutti sul fatto che Dostoevsky parli per bocca di Dimitri, e questa cosa è scioccante perché Dimitri, secondo me, dei tre personaggi è quello meno interessante. Vabbè, ma questa è giusto una mia percezione. Infine, il saggio più bello, secondo me, più significativo di tutti questi, secondo me quello che più si avvicina alla realtà di ciò che era per Dostoevsky, i fratelli Karamazov, è un saggio di, vi dico subito il nome perché qua sembra questi nomi molto complicati, Valentina Betlovskaya, sempre professoressa di russo, letteratura russa, però in Russia, a differenza di tutti gli altri, l'unica russa di questo testo, quindi questo vorrà pur dire qualcosa, che a differenza degli altri critici letterari non si mette ad analizzare tanto le lettere o gli scritti, ma mi dà un'informazione che è assolutamente improbabile, cioè, come dire, un'informazione che non è proprio possibile sapere se non si è russi, e che secondo me è fondamentale, cioè che tutti in Russia, almeno all'epoca di Dostoevsky, ma suppongo anche adesso, siano a conoscenza dell'opera agiografica, quindi La vita dei santi, di Sant'Alessio, che è appunto, appunto la storia della vita di questo santo che nei fatti, apparentemente è proprio una storia che è presente nella coscienza del lettore russo medio, così come per noi è presente, anche se non l'abbiamo studiata approfonditamente, la commedia di Dante, era come dicevo precedentemente. Nel lettore russo medio la conoscenza di questa vita è data per scontata, perché evidentemente lo si legge parecchio, se ne parla parecchio, fa parte degli archetipi letterari, e a quanto pare Dostoevsky si è ispirato proprio a questa vita di Sant'Alessio per tracciare il percorso di quello che per lui doveva essere il protagonista di ben due romanzi, che è appunto Alexei Karamazov, in quanto I fratelli Karamazov era la prima parte di una duologia, e che probabilmente nella seconda parte della storia, che non fu mai scritta perché poi Dostoevsky morì pochi mesi dopo aver finito il primo, ci sarebbe stata una storia riguardante Alexei, quindi come personaggio principale che emerge dalla famiglia Karamazov, che è insomma torbida e disastrata, e che appunto avrebbe dovuto prendere nelle idee di questa di questo critico, di questa Valentina Betlovskaya, avrebbe dovuto prendere una deriva, diciamo, più torbida anche in quel caso, cioè il personaggio si sarebbe dovuto allontanare dalla sua sensazione di santità, perché anche all'interno del primo romanzo Zosima gli dice appunto di andare via, no? Dal seminario, di pensare alla famiglia, perché è lì che lui troverà veramente se stesso. E quindi, diciamo, la seconda parte avrebbe secondo le teorie di questo critico letterario, avrebbe trovato un percorso diverso da quello che appunto il primo libro lascia intendere, modellato sulla vita di Sant'Alessio, che appunto lascia la casa paterna e non viene riconosciuto dal padre. Quindi ci sono molte analogie tra questa storia e quella, il che va appunto ancora una volta a sottolineare come per comprendere le opere letterarie di Dostoevsky, specialmente questa, si debbano conoscere non soltanto gli eventi di cronaca della sua vita o dell'epoca, ma soprattutto testi e riferimenti inerenti alla Bibbia e altre letture di carattere religioso, quindi agiografie, critiche di varia natura al divino, che onestamente noi non possediamo, nel senso non abbiamo in maniera facile, non troviamo nelle biblioteche di casa nostra, né tantomeno ci viene in mente di fare queste ricerche. E quindi mi si è aperto un mondo, perché apparentemente c'è un altro testo oltre questo che spiega tutte questi riferimenti che io non conosco, e a questo punto non sono convinta di voler conoscere, perché resto, e per concludo il video appunto con questa mia riflessione sulla quale si può essere d'accordo o no, resto del parere che non potremo mai comprendere appieno il vero significato di questi romanzi, essendo nati in epoca sbagliata e nel luogo sbagliato per poterlo fare, però è anche bello lasciarsi un po' la magia dell'inespresso, dell'inconoscibile, no? Leggere un testo e apprezzare quello che ci arriva, indipendentemente da quella che
la critica letteraria che vuole sviscerare i fatti per quello che sono. Questo in conclusione, vi ho parlato di questi tre saggi, spero di non essere stata eccessivamente noiosa, so che lo sono stata, però volevo davvero parlarvene prima di riportarli. Vi lascio nell'info box comunque tutti i dati, qualora vi interessasse acquistarli, ma come vi ho detto sono molto cari. E questo mi fa ancora più riflettere sul quale sia il vero destinatario di queste opere. Certo non ero io, perché veramente, a parte i costi e lo stile utilizzato di comunicazione, fanno pensare che un po' questi critici letterari vogliano parlarsi un po' addosso tra di loro, mentre invece noi persone umane qui, lettori appassionati di classici, permaniamo nella nostra passione della magia e del mistero che effettivamente queste opere ci danno, proprio perché noi non facciamo parte del mondo di quello scrittore e lo scrittore non ha vissuto il mondo in cui viviamo noi. E questa differenza, questa distanza, questa inconoscibilità della materia letteraria che ci rende la lettura, come dire, affascinante. Ed è per questo che probabilmente è il caso di non rovinarsela approfondendo davvero troppo quelle che erano le motivazioni letterarie dei nostri scrittori, perché non è necessario capire tutto per essere appassionati da un romanzo. Con questo concludo definitivamente, ci vediamo al prossimo video, che non so quando sarà e di cosa parlerà, però ho qualche idea in mente. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!